Carissimi amici di Jukebox all'Idrogeno, è qui con voi Richard Benson per un'altra gloriosa puntata. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di grandi chitarristi del presente come Yngwie Malmsteen, Tony McAlpine, Paul Gilbert, Joe Satriani o Steve Vai. In questa puntata invece parliamo di un grande mito del passato e parliamo di Jimi Hendrix con Bernardo Arbusti. Ciao Bernardo. Ciao. Bernardo, dovete sapere che è un musicologo, è un critico rock e ha scritto tantissime biografie su rockstar del passato. Vorrei ricordare alcune biografie indimenticabili come quella di Marvin Gaye, come quella su Brian Jones e una incredibile, stupenda su Felix Pappalardi. Parliamo un attimino, Bernardo, della biografia su Jimi Hendrix. Ma guarda Richard, io ho soprattutto cercato di analizzare il rapporto Hendrix-chitarra-chitarra-Hendrix. Questa chitarra stuprata, questa chitarra violentata, questa chitarra posseduta. Questa chitarra sodomizzata. Questa chitarra sodomizzata, sì. Sì, anche, certo. No? Sì, dal video che abbiamo visto, certo. La chitarra quindi viene praticamente prima deflorata e poi distrutta. Io credo che tutto il mondo sa che Hendrix non ha mai conosciuto la mamma. Quindi io direi che in ogni concerto rivive proprio questo conflitto. Madre Hendrix, Hendrix madre. E infatti Jung sicuramente avrebbe scritto... Sì? Bernardo, abbiamo poco tempo, già mi fanno cenni vari. Ah, peccato perché mi ero preparato tutto un discorso sull'analisi tra Hendrix e la chitarra, vabbè. Dici qualcosa, rivelaci qualche scoop sensazionale, qualche cosa in anteprima per Jukebox all'Idrogeno. Sì, non vorrei dire molto sul libro, però posso dire sicuramente che l'ultimo capitolo non deluderà sicuramente i miei lettori. Alludi a quelle voci di un suo presunto omicidio. Richard, ti prego, ancora 2 mesi e sarà tutto nero su bianco. Nero su bianco, Bernardo Arbusti. Io vorrei ringraziarlo per la sua partecipazione nel programma Jukebox all'Idrogeno. Ciao Bernardo Arbusti, ricordatevi Jukebox all'Idrogeno. Sì, ok. Tanto accomodati un attimino. Sì, grazie. Così sistemo il finale della trasmissione. E nella puntata prossima parleremo del grandissimo virtuoso Yngwie Malmsteen. A questo punto non mi resta che dire sigla! Ehi, ma cosa hai preso? Io? Niente, perché? C'hai la pupilla dilatata. C'ho la pupilla dilatata? Eh? Ma perché sei vedeva in trasmissione? No, in trasmissione no, ma la vedo io adesso. No, non ho preso niente comunque, che devo prendere? Che si è preso lui, mica io. Vabbè, arrivederci, ciao, grazie. Ciao.